con Cosimo Salis, allenatore della Sassari. Oggi c'è stata la seconda vittima illustre dopo il Codrungianus e il Lauras, 3-2, mister, una partita tirata per una vittoria meritata, d'accordo? Io sono d'accordo perché è stata una partita vinta con una grande squadra, una squadra che ritengo meriti il posto in cui sta, però anche noi, come dicevo anche ieri in un'intervista al giornale, siamo una squadra che ci toglieremo delle soddisfazioni. Oggi abbiamo dimostrato che ci possiamo stare in mezzo alle prime tre. Il campionato è lungo, però oggi è un passo importante. Dopo la bella vittoria che abbiamo ottenuto domenica in un campo veramente difficile che era quello di Monti. Quindi niente, oggi mi godo questa bella vittoria e speriamo nel proseguo che è buono. Ascolti, mister, da poco potete contare anche su Gianfranco Sanna, un attaccante che è arrivato appunto da poche settimane. Che cosa vi ha dato in più questo giocatore rispetto a prima? Questo giocatore ci ha dato tanto perché a noi mancava proprio nel reparto avanzato un finalizzatore, una persona che potesse concludere e finalizzare questo mole di gioco che noi produciamo, perché noi facciamo tanto gioco, però purtroppo nelle prime partite non si riusciva a finalizzare e quindi concretizzare le partite. E niente, avete visto tutti voi, perché Gianfranco Sanna, le tre partite che lo utilizzo, tre partite che va in gol, quindi non è un caso, sì. Ma è un giocatore che rispetto, che è un giocatore che ho voluto fortemente perché serviva proprio per chiudere e far quadrare questo cerchio in questo gruppo. Rispetto invece a quelli che erano i propositi di inizio campionato, lei è soddisfatto oppure secondo lei ci può fare qualcosa in più? Io da quando ho detto anche nelle prime giornate, quando la società addirittura mi ha messo forse anche in dubbio, io tranquillamente avevo la serenità di conoscere questi ragazzi e questo gruppo. Ci sono stati gli innesti nuovi, ho avuto l'handicap di non poter contare sulle persone per me molto importanti, che sono tra l'altro il capitano e il vice capitano di adesso, che dovevo scontare tre giornate dalla scorsa stagione, e quindi è stato un handicap importante. Però ho sempre creduto che questa squadra non era una squadra che doveva soltanto puntare a salvarsi. E io personalmente non sarei mai rimasto qua per salvare, per la salvezza. E quindi qua dico che voglio puntare a qualcosa di buono, perché credo di avere un buon organico. Questo mi permetterà di farlo, spero. Allora, ringraziamo quindi Cosimo Salis, in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie a voi.